Siamo intervenuti sui vari regolamenti per dare anche a chi ha un reddito alto possibilità di esenzioni sulla tassazione se consegue un certo numero di crediti oppure una certa media. La possibilità di iscriversi a costi notevolmente ridotti per i nostri laureati triennali, proprio per consentire un percorso di filiera. Manteniamo la no tax area a 24.000 euro, quindi 2.000 euro superiori rispetto all'ISEE fissato dal governo. E offerta formativa, 24 corsi di laurea, molti di questi sono unici a livello regionale, anzi tutti unici a livello regionale, qualcuno è unico a livello nazionale. Ricordo ad esempio il corso di laurea in diritto dell'ambiente e dell'energia, ma noi puntiamo con l'unicità a livello nazionale di attirare sempre di più studenti da altre parti d'Italia. Noi come immatricolazioni teniamo con leggeri aumenti. Quest'anno pensiamo con la nuova offerta formativa di incrementare ulteriormente. C'è un problema di abbandoni nell'università italiana che si è accentuato con il post pandemia, ricordiamoci la crisi anche bellica che ha portato a un'inflazione considerevole, quindi stiamo fronteggiando delle crisi. E il sistema universitario regionale, l'Università di Teramo in particolare, sta cercando di rispondere con maggiori servizi e con maggiore attenzione all'inclusione.